Ciao ragazzi e benvenuti su Guitar Tube. Ovviamente perdonate la mia assenza dai social, era 2 settimane che ho pubblicato poco e niente, video su YouTube non sono riuscito a farli, un po' per il caldo, un po' perché sono iniziati i concerti, un po' perché dovevo staccare la spina e quindi ricaricare un po' le batterie. E adesso torno con le batterie belle cariche perché ho un bel po' di roba da farvi sentire. Prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un bel like, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, a me date una gran mano e a voi non cambia nulla. E poi fatemi sapere cosa ne pensate di questa 335 del 2018 con i Bass Packer e del Volta 1987, che è un pedale, diciamo un Marshall in a box, in questo caso un Plexi, ok? Quindi riprende un po' quelle sonorità in questo pedale, che ho trovato davvero interessante, devo dire. Ma partiamo subito da questa 335. Allora, ce l'ho qui. Sentite qua. Ha un suono molto fermo, molto preciso e un po' più brillante rispetto alle 335 che ho provato io di solito. E vedete, io sto entrando nella mia testata iBat della OX e sto entrando nella scheda. Come Yaro, ho scelto in questo caso una cassa Marshall 4x12 con i coni vintage. Un filo di delay. Ok. Così va bene, è in background. Quindi questo è il mio suono clean. Come sempre sul bordo dell'edge. Se pesto, vedete, tende ad andare in overdrive, molto naturale. E manico. Ha una bella risonanza, sentitela da spetta, il microfono è qui, eh. E questa risonanza viene ripresa dal pick-up e me la porta proprio nel suo suono. E infatti ha questa risonanza molto sulle medie e sugli alti anche. E chiudo il tono, sentiamo un po'. Chiuso a metà, è quasi tutto aperto, ora è tutto aperto. Il tono lavora molto bene, apre tanto e chiude tanto, quindi molto progressivo. Ma andiamo a sentire adesso il pedale, ok? Quindi questa è la chitarra, è davvero maneggevole. Bella, mi piace, 0-10, sta montando. Perfetto, adesso andiamo a sentire questa bestiolina qui, il 1987, l'Outro Dual Channel Plexi, che come vi ho detto non è altro che un Marshall in una box, in questo caso proprio la richiama molto le sonorità della Plexi, e io ce l'ho, l'avete vista, no? Quella che uso tra l'altro a scuola, alla scuola civica di Olbia. Sono clean. Questo è il primo canale che attiva il drive, il tone e il level, quindi ho un primo, come dire, un primo stato di gain, perché poi l'11 sarà un gain stage aggiunto. Sentiamo il tono. Apriamo un po'. Ecco qui, in questo caso il tono secondo me lavora un po' come quando voi collegate insieme i due canali, il bright e il normal.
Il normal ha delle basse più grosse, meno brillante, mentre il bright ovviamente è molto aperto sugli acuti. E sento un po' quella, insomma, quel colore. Se lo chiudo a ore 9, sento molto più il canale normal della testata della Plexi. Se lo apro a metà, è come se tirassi su il canale bright della testata. Le basse vanno un po' indietro perché ho messo più, ho utilizzato più il canale bright fondamentalmente. Perfetto, andiamo a sentirlo adesso. Il livello ovviamente è il volume. Io adesso l'ho matchato più o meno col mio suono clean. Diamo un po' più di drive. Chiudiamo il riverbero e il delay, sentiamolo proprio asciutto, dry. Tutto aperto. Ed è davvero, insomma, bello pieno. Col tono aperto. Troppo. E a me piace qui un po' più scuretto. Troppo sulla 335, più per la... Bello così. E da qui, praticamente, ora tiro un po' giù. C'è il tight, che... Diventa un po' più brillante. Sento un po' più l'attacco, così, così un po' più soft. Mentre se io seleziono adesso il canale 11, sentite qui, i medi aperti, in questo caso a metà, togliamo un po' di medie, diventa un po' più smooth. A me piace qui a metà, esagerando tende a diventare un po' troppo slash. Quindi avete sentito, in questo caso posso dare più gain. Mettiamo delay e riverbero.
già che è troppo distorto, perché io tendenzialmente userei anche solo il drive così. Chi mi conosce non uso distorsioni molto esagerate. Però è bello avere questa riserva, perché comunque... mettiamolo a metà, perché così gli medi sono davvero tanto. Lo metto a metà perché mi piacciono le medie, insomma, abbastanza bilanciate. Però se volete un po' di boost sulle medie, lo mettete in quella posizione, in alto. Allora, spegniamo. La 335 suona benissimo anche così con i distorti, come avete sentito, cioè ce n'è. È davvero maneggevole poi questa qui. E adesso lo provo un attimo con la mia Strato, perché ho un punto di riferimento, cioè la chitarra che uso spesso. E poi c'è anche la Jazz Master qui, ragazzi, la Ultra, che se riesco vi faccio anche il video di questa, bella, mi piace tantissimo. Poi ho anche il Sans Amp, il Tech 21 da fare, ma non so se riuscirò a farlo. Allora, questo è il mio suono clean. Che andiamo sul suo canale, quindi sul primo. Mi piace molto, molto caldo. Così piace tantissimo, con un po' chiuso, un drive più o meno a ore una. Cavolo, niente male. Proviamo l'11. Su quelle medie. Vediamo un po' cosa esce. Secondo me sulla Strato mi piace così. Vedo un po', apriamo un po' il drive, tutto aperto. Chiudo il volume della chitarra. Insomma, ragazzi, è davvero molto molto versatile, suona bene con i single coil, suona bene con gli humbucker, ha una bella botta ed è, mi piace. Poi ci passerò un po' più di tempo, perché comunque, cioè, lo sto provando adesso, non l'ho acceso, quindi voi lo state sentendo e io lo sto provando, ok? E avete visto che funziona davvero bene, per cui non ho avuto il tempo di provarlo prima e farmi un'idea, ma la sono fatta facendo il video. E ovviamente più ci state sui pedali e più tirate fuori quello che vi serve, quindi molte volte vedo che c'è troppa fretta nel cambiare le attrezzature e non sfruttarle a pieno, quindi capire esattamente quel pedale cosa può darti. Quindi il mio consiglio spassionato è: quando comprate una cosa, cercate di tirar fuori il massimo da quella cosa lì. Se proprio non vi piace, la cambiate, ma provateci, non fermatevi al primo ascolto, cercate di andare in profondità, che sia un pedale
overdrive, un delay, un riverbero o qualsiasi altra cosa, o una chitarra o un ampli. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Se non dovessi esserci la prossima settimana, perché ci sarà l'ondata di calore e morirò squagliato sotto il sole della Sardegna, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata e ci vediamo qui su GuitarTube. Ciao ragazzi e alla prossima!